a un oro olimpico, perché Rigi, guardiamo che ti saluta in collegamento da Dragona, tu vivi in questa zona di Roma, abbiamo la nostra Cristina Conforti. Davide. Ciao Cristina, buongiorno. Buongiorno, ciao, e sì, questo è il popolo di Rigi, Alessandro, è un luogo che lui ama molto, un centro anziani di Dragona, del suo quartiere, che è anche un punto di riferimento, perché noi abbiamo scoperto, dovete sapere, che campione Rigi lo era già da prima, la sua storia c'era stata segnalata da persone che vivono questo quartiere, dove lui tutti i giorni è campione di umanità, di simpatia, e abbiamo i suoi, oltre agli amici, gli affetti, la fidanzata, Tugiana, Alice, il vicino di casa, Carlo. Intanto Tugiana, dici proprio chi è, un po' chi è tuo fratello, cos'è stato vederlo lì, vincere quella medaglia? Allora, tanto buongiorno a tutti. Vincere la medaglia è stata una cosa super emozionante, indescrivibile. Ancora noi della famiglia non abbiamo realizzato quello che ha fatto, ma non solo per noi, anche per tutta Dragona e per tutto il 10° municipio. È stato molto molto emozionante. E quindi per i sacrifici anche che ha fatto, mi dicevi? Assolutamente, per tantissimi sacrifici che lui ha affrontato, e niente, se lo merita. Se lo merita. Alice, perché ti sei innamorata? Una caratteristica che ti ha fatto innamorare? Sicuramente la semplicità con cui lui riesce a rendere semplici le cose che in realtà non lo sono. Quindi ti ha conquistato? Sì, molto. E quando ti ha salutato da Parigi? Cuore? È stato molto emozionante. Il cuore batteva. E poi abbiamo la medaglia, Alessandro, la bandiera, che è arrivata dal vicino di casa, da Carlo, che è stato citato da Rigi. Buongiorno. Sei arrivato fino lì per portare il vostro saluto personale. Dai, sì, sicuramente. A quello del pubblico. Appena abbiamo saputo della convocazione alle Olimpiadi, preparato subito biglietto, volo e tutto quanto. Grazie. Per poter stare lì in quel momento. E abbiamo fatto le corse dentro lo stadio per cercare la posizione giusta, in modo che la lui ci vedesse migliore. Durante Cristina, la gara. Torno in studio. Scusami, ma sì, a voi. Voglio ringraziare tutti i presenti là, è molto emozionante, perché tante volte ci ripieghiamo su noi stessi per niente, per poco, e invece queste persone ci insegnano veramente ad alzare lo sguardo e ritrovare quella forza e quella dignità che tante volte perdiamo per molto 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 meno rispetto a quella che era la loro condizione. Tra l'altro non perdi tempo per essere anche molto ironico, vero Rigi? Perché nell'intervista a Rai Sport, dopo che avevi vinto la medaglia, tra l'altro complimenti per la medaglia, bellissima, cito testualmente, ti hanno chiesto com'è la situazione qua, tu hai risposto, sì bello, ma qui ci sono troppi disabili. E allora lo spirito è questo, no? E quindi quanto ti stai godendo questo momento? Difficile rispondere a questa domanda. Che ne so, che ve posso dire? Niente, lo so. Non vi dico niente, quello che succede, succede. Beh, però è una bella soddisfazione. No, dai. No, sì, sì, è bello, molto bello. Anche vedere proprio la simpatia, questo affetto delle persone, penso che questo poi questa sia... Questa è la cosa più bella che ho ricevuto. Più bello della vita. Però vedi come ritorna indietro, perché da quello che ci hanno raccontato anche i tuoi amici, tu è quello che hai sempre dato. E quando si vanno a spargere semi di bene, poi questi semi di bene tornano, no? E portano frutto.